si è concluso con la Santa Messa nel santuario di San Gabriele della Dolorata alle 7 del mattino di ieri il tradizionale pellegrinaggio a piedi, guidato da ben 34 anni dall'instancabile padre passionista Francesco Cordeschi. In 5.000 hanno affrontato il cammino da Teramo al santuario di San Gabriele, quasi 30 chilometri che i pellegrini, nella notte tra sabato e domenica, hanno coperto tra canti e gioia. Il lungo serpentone di devoti è partito alle 22 di sabato sera da Piazza Orsini davanti al Duomo di Teramo, dove ha ricevuto la benedizione del vescovo Michele Seccia. Poi una tappa per il ristoro e l'accoglienza dei pellegrini verso l'una di notte a Montorio, un altro momento di riposo a Tossicì alle 4 del mattino e poi gambe in spalla per l'ultimo tratto dell'arduo e duro percorso che ha visto impegnati anche i carabinieri, la protezione civile, i volontari della Croce Bianca e la Croce Rossa. Stanchi ma con il volto sereno di chi nella notte ha pregato per amici, parenti, bambini e per gli angeli vittime del terremoto dell'Aquila, la gioia e il senso di unione dei fedeli sono stati il motivo guida della passeggiata. Tantissimi gruppi di persone che si sono aggiunti al serpentone di pellegrini man mano che avanzava nei suoi 30 chilometri circa di cammino. Fino all'arrivo al santuario di Isola del Gran Sasso, avvenuto verso le 6 di mattina, dove la marea umana dei pellegrini poteva contare almeno 5.000 unità. Pellegrini arrivati quest'anno per la prima volta anche dalla provincia di Ascoli Piceno, da Roseto e da Colleranesco, mentre in concomitanza al pellegrinaggio Teramo-San Gabriele sono arrivati al santuario anche i fedeli provenienti dalla vallata del Vomano. Circa 150 pellegrini, infine, sono arrivati da Penne di Pescara, percorrendo ben 50 chilometri a piedi. Tutti insieme hanno partecipato alla celebrazione della messa e poi il ritorno a casa sui bus messi a disposizione dell'arca. Il santuario di San Gabriele, che questa mattina vi accoglie.